Studiare l'anatomia serve per dare più potenza a determinate scene. Su Spider-Man muovi molto di più le linee di forza, le esalti di più e quindi fai seguire a tutta l'anatomia le linee di forza iniziali. Dovendo essere una molla, praticamente, si possono sfruttare alcune parti del corpo in maniera più evidente rispetto ad altre. Io, ad esempio, non ingrosso mai troppo gli adduttori, in modo da avere queste parti più dinamiche. Tutte quante le linee che stanno sulla parte del trunk seguono la linea di forza, quindi anche se non sono del tutto realistiche, però rendono di più il movimento, quindi tutte le parti del costato e dei dentati vengono tirate leggermente di più per seguire la linea di forza generale. Il trapezio viene schiacciato in modo che il collo esce di più per seguire la linea di forza principale. Per quanto riguarda il movimento, tutte quante le linee si esaltano per seguire le linee di forza, quindi anche se questo è esagerato, però rende di più il movimento. Non risulta sgradevole, non risulta sbagliato, perché si armonizzano le varie parti muscolari. Si studia tanto l'anatomia in modo da poterle armonizzare, significa passare da un muscolo all'altro senza avere uno stacco che magari è più realistico, nel senso che il muscolo finisce in un certo punto, dovrebbe sentirsi magari di più una bozza, mentre invece si ammorbidisce per fargli seguire il muscolo che sta sulla parte successiva. Si deformano quel poco che basta per non rendere sgradevoli, ma per aumentare la dinamicità delle forme. Stessa cosa anche qui. Sfrutto le linee dello sternocleido per esaltare la linea di forza generale. Anche il panneggio serve a migliorare il racconto. La cosa importante è avere sempre chiaro il materiale. Io cerco di estremizzare, cioè se devo fare un materiale che è più duro rispetto a un altro, ne penso uno molto più duro. Questo ad esempio è morbido, io penso a qualcosa di ancora più morbido, questo potrebbe essere cotone, io penso a una seta, in modo che poi quando vado a raffreddarlo col definitivo arrivo al risultato più vicino al cotone. Se invece devo fare un materiale tipo materiale di pelle, penso a qualcosa di più rigido, quindi penso a un cuoio più duro, in modo che poi quando vado a raffreddarlo diventa invece come la pelle. Anche sui costumi, soprattutto sulle figure in movimento, si esaltano alcune pieghe per muovere di più i personaggi. In maniera abbastanza furba, una volta deciso qual è il costume, si usano dei punti di tiraggio per esaltare le linee di forza per il movimento. Lei, ad esempio, se avesse avuto il kimono aperto da questo lato, avrebbe potuto usare questa per esaltare questa forma, ma non avrebbe funzionato allo stesso modo perché sarebbe tornato indietro. Avevo già questa per spezzare la forma ma mantenere il movimento. Queste servono per essere opposte a quelle principali. Da un lato le seguono in modo che il lettore entra all'interno della scena e se le ritrova armonicamente piazzate al centro della scena, ma questa serve per spezzare la linea di forza principale in modo che esca molto di più. All'inizio conviene concentrarsi sulle power pose. Qui non c'è niente, ma è evidentemente Topolino. È Superman, ok? È Superman evidentemente. Questa è molto 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 abbozzata, però è un po' meno conosciuto, quindi vabbè, Black Canary. Fondamentalmente all'inizio conviene sfruttare le loro pose principali, cioè quelle dove si esalta il loro superpotere. Ecco, è abbozzato, però se porto al definitivo questa immagine, l'unica parte che terrò più evidente sarà questa. L'importante è che si sente il fatto che lui è cieco, sfrutta l'udito, quindi tutto il resto dell'immagine sarà sì lavorato, ma meno dettagliato rispetto a quello che mi interessa di più far vedere.
A me personalmente piace giocare sempre tanto sul quanto sia frustrato il supereroe da avere dei villain che non la smettono mai, qualunque cosa lui faccia. Quindi col Joker è perfetto, il Joker è sempre nelle situazioni più folli, ride sempre e comunque. Quindi gioco col fatto che magari attorno a lui la gente si comincia a scocciare. Ok, e lui nel rassegnato ne è Batman, è come dire, no? C'ha scritto sempre sono Batman sul petto. Quindi mettere sempre in evidenza i loro simboli è più importante tenere presente questo simbolo sul petto rispetto alla sua maschera, perché la sua maschera ti darà quel poco di espressione che basta per dire ok, l'ennesima volta, ma questo resta, io sono comunque Batman, ok? Il Joker sta sempre in pose disconnesse, diciamo così, perché lui è sempre ligio, rigido, come dire, regola, ok? Quindi tutta l'anatomia è precisa, è pulita, è perfetta. Lui è tutto disconnesso, sta sempre in posizioni, sono da scostumato e anche il lavoro sul panneggio su di lui è tutto sistemato, rigido, pulito. Su di lui è sempre sporco. Un po' ci si può affidare ai cliché che ci hanno insegnati da piccoli, no? Quindi se sei una persona sistemata, sei corretto, la mattina ti fai il capello, tutto a posto. Se invece sei una persona cattiva, sei disordinato, sei disorganizzato, ti metti una cosa addosso e magari anche un po' strappata. In questo caso l'hanno nominato. I villain molte volte riescono a essere più interessanti dei supereroi. Sono quella parte del carattere del mondo del fumetto che riescono a dare grande valore ai supereroi. Più sono caratterizzati i villain, più i supereroi hanno un senso. Quindi molte volte è più interessante cercare di caratterizzare molto un villain, perché così la rigidità, la pulizia di un supereroe ha ancora più senso. Per quanto riguarda i background, diciamo così, sono una parte importante quanto l'anatomia, cioè pensare a un personaggio significa pensare che sta facendo qualcosa in un posto. Il fondale molte volte dà il colpo di scena che il solo personaggio non riesce a dare. Non ha senso solo il personaggio nel volto, insomma. E come dire, crea l'atmosfera, cioè crea il racconto molte volte. Ad esempio, in una scena come questa, ti può mettere all'interno della scena, ti può mettere a fianco ai personaggi, ti può mettere totalmente all'esterno della scena. Quindi fa sì che noi che stiamo disegnando non decidiamo solamente dove si devono posizionare i personaggi all'interno della scena, ma decidiamo fondamentalmente dove si deve mettere il lettore quando sta guardando la scena, che era una delle parti più importanti di quando si racconta. Mettersi dietro un personaggio che sta entrando in una casa può creare tensione nel momento in cui quel personaggio ti sta facendo capire che non sa che cosa si aspetta quando entra in casa. Se noi ci mettiamo all'interno della casa e lo vediamo entrare, noi siamo quel dubbio. Quindi il fondare, il saper lavorare sulle prospettive e anche angolarle quel poco che basta per rendere la scena vibrante, non proprio a 50 mm orizzontale dal punto di vista, no? Fa in modo di poter raccontare in un modo o nell'altro la stessa scena, ok? Quindi è importantissimo. Anche se non ci sono parti di fondale evidente, si possono utilizzare i corpi o altri oggetti, come dire, per dare profondità di campo, quindi creare un'atmosfera, esagerare su alcuni elementi, quindi metterli molto vicini a noi, serve a creare profondità con gli elementi che ci sono dietro. Le quinte sono famose per il teatro, no? Sono quegli oggetti che venivano messi molto vicini agli spettatori per spezzare, per far sì che i personaggi potessero passarci dietro. E quello è il primo elemento che ti faceva capire che c'era profondità sul palco. Questa è una di quelle cose che si sfrutta per sfondare la bidimensionalità del foglio. Mettere
tutta una parte della gamba dietro a questo elemento rende subito chiaro che c'è uno spazio su questa superficie. Quindi saper sfruttare le quinte e i vari piani significa creare un'altra dimensione sopra il foglio. E le auto sono l'idea fondamentalmente, sono la cosa più importante, perché per raccontare una storia ci vuole un'idea, per raccontare una scena ci vuole un'idea. Quell'idea la metti giù con un layout è una cosa super veloce, è la cosa più veloce che puoi fare per far sì che il contatto tra quello che hai pensato e quello che deve essere messo sul foglio sia più immediato possibile, perché più tempo passa, più quello che ti circonda condiziona quell'idea. Quindi molto piccoli, in questo caso sono layout verticali perché il progetto è verticale, devono essere giusto la sensazione di quello che deve succedere. Non si deve andare troppo nel dettaglio, ma basta proprio un'idea, uno schizzo. Dopo si usa la tecnica. E Wolverine è figo. Cioè, dopo Batman è più Wolverine deve essere incazzato. Già per il fatto che gli hanno tolto il sigaro e per il fatto che continua a farsi male perennemente. È uno di quei personaggi che come dire, forse è quello più vicino a me. Sto sempre incazzato, sto scherzando. Va bene, va bene.